Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Promosso dal gruppo di antropologia ed archeozoologia presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234 a Livorno, si è svolto un incontro con Ada Amadei dal titolo Per la gloria dei faraoni. Ne abbiamo parlato con la stessa Ada Amadei e parlando anche del primo incontro, i livornesi al tempo dei romani. Parlato di Egitto, sono 12 anni che parlo di Egitto perché è un argomento che mi viene sempre richiesto perché ha sempre comunque un certo fascino. Però siamo sempre attirati da che cosa? Dai faraoni, dalle grandi sepolture, piramidi, tutte quelle sepolture ipogee che sono sotterranee, piene di pitture e tutto quanto, e di quei corredi funebri meravigliosi, eccetera. E questa volta invece ho fatto una riflessione, chiaramente presa da libri eccetera, tutte queste hanno potuto effettuare tutte queste cose, fare erigere tutti questi templi, queste, perché c'erano milioni e milioni di persone anonime, povera gente come siamo noi di tutti i giorni, che lavorava dalla mattina alla sera perché i faraoni potessero raggiungere questo livello, questa gloria eterna, perché poi in realtà si sono meritati. E quindi mi occuperò proprio della gente, degli operai che non erano schiavi, come sempre c'è dimostrato soprattutto da quei film di massa, no? Ben Hur, eccetera. Non erano schiavi, erano operai specializzati che avevano, ma erano di una simpatia anche incredibile proprio a livello umano, delle loro abitudini, delle loro bisticci e della vita che facevano, dedicata proprio alla costruzione di queste grandi opere volute dai faraoni. Ed ecco perché l'ho intitolata Per la gloria dei faraoni. Tra l'altro sono state trovate proprio delle tracce di sepolture di questi operai. Tante sepolture vicino alle grandi piramidi, quelle di Cheope, c'è il grande villaggio in cui abitavano da vivi, c'è il cimitero degli operai nella Valle dei Re, vicino alla Valle dei Re, ed è qui che parlerò di questo villaggetto costruito per gli operai che hanno costruito le tombe della Valle dei Re e della Valle delle Regine. C'è addirittura chi sostiene che l'Egitto stesso, il regno proprio dei faraoni, sia stato, diciamo così, sia cresciuto a causa di questa forza lavoro che praticamente veniva sfruttata quasi tutto l'anno. Io ho questo, sono discorsi lunghi, toglierei la parola sfruttata. Perché mi creda, conoscendoli nella vita quotidiana, questa gente veniva alimentata molto bene, c'è poco da dire, erano schiavi alimentati a pane e acqua, no, avevano un'alimentazione varia, anche il pesce persino fornivano, quindi non erano sfruttati, erano no, forse sottopagati, non pagati bene, ma erano trattati con molto rispetto. Il faraone ci teneva moltissimo a questo, perché dipendeva da loro l'edificio oppure la sepoltura che stava costruendo veniva bene o veniva male. No, erano rispettati, molto rispettati. E questo da che cosa si vede? Non da quei film, ripeto, o da quei libri della fine 800, primi 900, si vede da ciò che viene trovato, perché non solo gli scheletri di tutta questa gente, di mummie, non gli scheletri, perché in Egitto anche le persone normali non imbalsamate si mummificano dato il clima, quindi sono stati trovati a centinaia, ma attraverso i resti che troviamo nelle abitazioni, resti degli oggetti che hanno utilizzato per costruire le tombe, i resti, ciò che utilizzavano nelle proprie case, abbiamo tutte le case una vicino all'altra, e poi
la loro vita viene fuori leggendo sugli ostraca, cioè su quei frammenti di coccio o di pietra su cui tenevano appunti, usati proprio per specie appunti. Di lettere, diciamo. Erano, fanno più un blocchetto degli appunti, erano, perché sono proprio frasi buttate lì, una vignetta, una caricatura di un operaio, oppure la caricatura del conoscente, una battutina sulla moglie. Ecco, erano più un blocchetto degli appunti, e che ne sono venuti fuori a migliaia in questo villaggio, a migliaia. Forse questo è anche il motivo del fascino, diciamo, di questa antica civiltà. Sì, che non finisce più di meravigliarci. Peccato che purtroppo la situazione politica di questo momento ha bloccato tanto sia gli scavi, gli archeologi non possono andare avanti o lavorano in situazioni terribili, quando poi non ci sono i saccheggi di loro stessi nel museo egizio, che è una cosa splendida, e molti danni che sono irreparabili. Si perde tutto, ma queste, parlo della parte fanatica, che poi come in tutte le parti, le nazioni, c'è la popolazione, la massa della popolazione che è bravissima gente. Il fanatismo è una brutta cosa, non gliene importa nulla della parte culturale, che sono cose, hanno danneggiato anche delle mummie, insomma, che sono di faraoni. Senta, per cambiare un attimo argomento, la prima invece, il primo incontro è stato su un tema un po' particolare, i livornesi al tempo dei romani. Sì, perché parecchi anni fa, quando si costruiva veniva costruita la superstrada qui, la variante Aurelia, le ruspe hanno portato alla luce una necropoli, ed era una necropoli d'epoca tardo-romana, intorno al III-IV secolo d.C. E io, c'erano gli archeologi che si occupavano delle tombe, e io ho prelevato gli scheletri, li ho studiati, e quindi ho studiato, diciamo, sono venuta a sapere quanto erano alti, perché poi misurando gli scheletri si può calcolare la statura, con quanto erano alti, che tipo di malattie avevano, a che età più o meno morivano, come venivano seppelliti i bambini dentro le anfore, un procedimento molto particolare, e che cosa mangiavano, perché facendo le analisi, un'analisi laboratorio che si chiama la paleonutrizione, si fanno dei prelievi sulle ossa e poi si portano in laboratorio, procedimento lungo, ma sì, possiamo avere idea di che tipo di alimentazione avessero. E quindi poi ho parlato anche di alcune ricette che probabilmente consumavano questi livornesi, tratte dai libri di cucina romani, tipo Apicio, che è il Greco Cinaria di Apicio. Senta, ma si può ipotizzare che all'epoca questo villaggio fosse sul mare? Dunque, questa era una necropoli, quindi era il cimitero, indubbiamente vicino c'era, fino a poco tempo fa, ci sarà ancora il villaggio, ed era più vicino al mare, perché la linea di costa non è dove arriva adesso, era arretrata, quindi era più sul mare, più vicino al mare. Il villaggio negli anni 93-94 c'era ancora sottoterra. Il problema è che, questa è una grossa polemica che io ho sempre con i nostri dirigenti, che il comune ha dato il permesso di costruzione e adesso è tutta una costruzione, sono tutte case, quindi io che avevo nei miei sogni trovare questo villaggetto, ora non si trova più perché sono tutte case costruite. Ci si può consolare sperando che così, in questo modo, si conservi. Ma io non li vedrò più, dopodiché quello che accadrà fra 100 anni e 200 è molto relativo. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.